Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Rispondo ad una domanda molto interessante che mi è stata fatta sotto il video differenza tra produttore e manager. Se non l'avete visto, vi invito a vi invito a vederlo. Trovate il link da qualche parte. Sotto quel video, in un commento, mi è stato chiesto una cosa che forse non abbiamo mai trattato, ma che magari può essere utile capire un po' le differenze. E quindi ho detto adesso rispondo con un video, così magari è utile a tutti quelli che hanno dei dubbi. La domanda è, vorrei chiederti una cosa, visto che in questo video parli di produttori e manager, come si possono pagare un produttore esecutivo, uno artistico e un manager? Nel caso che il produttore esecutivo slash artistico prenda una percentuale sul ricavato, quanto è giusto che chieda? Allora, facciamo prima... spieghiamo prima le differenze, no? Il produttore esecutivo è colui il quale mette i soldi sostanzialmente, quindi produce un disco dal punto di vista economico. Il produttore artistico è colui che produce un disco dal punto di vista pratico, effettivo, nel senso che registra e è colui che è a capo del progetto proprio artistico, nel senso che decide e, insieme alla band naturalmente, e cerca di tirar fuori il miglior prodotto, diciamo, il miglior disco, il miglior arrangiamento. È quello che fa le scelte artistiche sulla musica, sull'arrangiamento, su come registrare. È il produttore artistico, cioè colui che registra sostanzialmente il disco. E poi c'è il manager, è colui che gestisce i rapporti tra la band e tutti questi soggetti, che non solo tra il produttore artistico, l'esecutivo, tra l'etichetta e il booking. L'abbiamo visto in quel video, appunto, la figura del manager, che comunque ad un certo livello è necessario averlo, un manager che si preoccupa di trovare le migliori condizioni per una band, migliori condizioni, migliori contratti, no? Con etichette e agenzie booking. Allora, quando c'è un produttore esecutivo, ovviamente c'è qualcuno che mette i soldi, quindi le percentuali, ragazzi, si abbassano. Se c'è qualcuno che paga per fare un disco, paga tutto, c'è un'etichetta un produttore esecutivo che mette i soldi, a quel punto le percentuali per la band si abbassano, soprattutto se appunto il produttore esecutivo con l'etichetta si occupa di tutte le spese. Ovviamente anche immaginate appunto con una etichetta che mette i soldi per fare tutto, quindi prende anche tutto lasciando una percentuale minima all'artista. Molto spesso quindi il produttore esecutivo può decidere anche di pagare un produttore artistico. Un produttore esecutivo decide di produrre quel disco di quella band, di assegnargli un produttore artistico, paga tutto il produttore esecutivo, e quindi alla band va una percentuale molto piccola. Poi si fanno i contratti e sostanzialmente c'è un'etichetta anche dietro che utilizza il produttore esecutivo per tutte queste cose, e quindi quando c'è qualcuno che paga tutto, le percentuali per i guadagni e le royalties si abbassano per la band. Poi c'è il caso in cui una band è indipendente, da sola, però decide di chiamare un produttore artistico perché pensa che quel produttore artistico possa, fargli fare il salto, nel senso che ad un certo punto ci vuole qualcuno esterno alla band che possa suggerire, possa consigliare, possa anche prendere delle decisioni, indirizzare la band verso un percorso artistico, rispetto che ad un altro, in modo da, con le scelte giuste, magari riuscire a trovare il suono giusto e tutte queste cose. In questo caso, se la band non ha un produttore esecutivo, ma solo un produttore artistico, perché non ha un'etichetta, quindi decide di fare un disco, ma non decide di farlo da solo, nel senso a livello proprio di scelte artistiche, ma di affidarsi ad un produttore artistico, a quel punto la band può pagare il produttore artistico e pace, finisce lì, lo paga per il lavoro, poi tutto il resto, le percentuali sono della band. Quindi o c'è un produttore esecutivo che chiama un produttore artistico e quindi lo paga lui, e quindi le percentuali sono basse per la band perché c'è qualcuno che paga tutto,
ok? Come succedeva una volta, ora succede un po' meno, ma succede ancora, magari ci sono anticipi, ma di quello abbiamo parlato nei tanti video che abbiamo fatto in questo canale, sulle etichette, c'è anche la playlist su YouTube etichetta, quindi tutti i video di quell'argomento, se volete andateveli a vedere. Oppure c'è un produttore artistico pagato dalla band. Poi la domanda mi chiedevi appunto, allora il produttore esecutivo non prende una percentuale sul ricavato, cioè prende quasi la totalità, nel senso che c'è sempre un'etichetta dietro ad un produttore esecutivo e quindi le percentuali per la band sono basse in caso in cui c'è qualcuno che paga tutto. Invece, un produttore artistico, ok, possiamo anche analizzare questo caso in cui non, la band non paga il produttore artistico completamente, ma fanno un accordo dicendo: guarda, tu non ho i soldi adesso, però vogliamo che tu ci produci l'album, magari ti prendi o dei punti SIAE, no? Dei punti sui diritti d'autore del brano, più una percentuale sulle vendite, sullo streaming, quindi c'è questo tipo d'accordo. A questo punto, ecco, che percentuale, quello lo decide la band e poi in base anche alla caratura, se si può dire, no? Al prestigio del produttore artistico. Se è un grosso produttore artistico, magari può darsi anche che non accetti qualcosa del genere, ma voglia soltanto essere pagato. Un produttore artistico può anche costare, dipende, a livelli alti, 20-30 mila euro. Nel suo, se ha uno studio di registrazione tutto compreso, ti registra il disco sotto la sua ala, può costare tanto, può costare anche meno, poi dipende, ci sono produttori artistici emergenti, nel senso che sono all'inizio della loro carriera, hanno prodotto qualche disco, però si sono fatti notare, quindi possono costare meno. Però ecco, se volete fare un discorso di percentuale e di appunto anche sfruttare le edizioni e quindi dare qualche punto di SIAE o qualche punto appunto di Soundriff in base alla società di collecting che utilizzate, dovete andare su produttori artistici che ancora si devono affermare e comunque magari fare un 50 e 50 potrebbe andare bene. Però di solito, ecco, di solito vogliono il cash prima. Poi mi avevi chiesto come si possono pagare? Questo ho risposto. Ok, penso di aver risposto alla domanda. Per il manager, ovviamente, il manager fa degli accordi con la band, è la band che paga il manager oppure prende delle percentuali. Quello poi si vede in base anche alla situazione della band, a livello. Ovviamente una band famosa con un manager, ovviamente il manager può prendere una quota mensile oppure prendere delle percentuali sui contratti che riesce ad ottenere, le esclusive e quant'altro. Fatemi sapere se avete domande, dubbi su questi argomenti. Se questo video vi è stato utile, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e grazie per aver visto il video fin qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!